Sì, ho fatto i miei fatti, anche così. Eccoci qua, è buio, proviamo un po'. Oh, eccoci qua, amici. Ho mangiato, ho fatto i miei fatti. Aspettate che forse la webcam mi ha salvato le modifiche. Quindi non devo andare... Incredibile questa cosa. Di solito devo togliere ogni volta la spunta, invece mi vedete già bello fluido. Molto bene, amici. Oggi vi voglio limonare. Oggi facciamo l'amore, vi avviso. Maschi, femminucce, tutte e due, non importa, tutti intorno. Hai mangiato in 5 minuti? Sì, ho mangiato veloce. Ma mangio veloce. Marco, posso chiederti la tua opinione sulla protesta di questi giorni negli Stati Uniti? Ne abbiamo parlato ieri sera un po'. Ma tendenzialmente ho messo due post all'inizio della faccenda e preferisco non parlarne più perché sono argomenti delicati. Io sono un personaggio che vuole farvi stare spensierati e quindi preferisco di no. Ma solo per quello, non perché non siano cose di cui parlare o altro. Ho messo due post all'inizio della faccenda sullo scandalo di quello che è successo. Di quello che è successo a Floyd, George Floyd si chiamavano, e ho condiviso una roba di LeBron e una roba di Grant Gustin e preferisco lasciare insomma la parola a chi ne sta già parlando, al massimo condivido quelle cose lì. Insomma, sta succedendo il finimondo, sono momenti non belli. Diciamo che non avete bisogno di me, ecco, lo state capendo da soli, state sentendo persone molto più importanti di me parlarne, va bene così. Io non so mai come devo mettere questa webcam, mi sembro sempre fuori dalla situazione. Ma amici, allora, vi faccio vedere intanto che ho comprato questo oggi. Cioè, ho comprato ieri, mi è arrivato oggi. Che è Freccia Verde, i cacciatori dall'arco lungo, che in italiano fa molto ridere, perché i cacciatori dall'arco lungo mi fa molto ridere, veramente, non se può sentire. Il fumetto è uno dei must di Freccia Verde, vi faccio vedere, del signor Mike Grell. È uno dei must di Freccia Verde, insomma, se vi interessa. Sono 19,95 euro, un prezzo particolare. E sono... quante pagine? Tutto a colori, ovviamente. Sono... ma... un attimo. Non ci sono i numeri delle pagine, quindi... guarda dal menu, dall'indice... aspettate, magari sono scritte qua. No, vado a guardare nell'indice, se c'è un indice, ma non credo ci sia un indice nella sito. No, non si sa, amici. Non si sa quante pagine sono. Comunque, vabbè, non sono poche comunque. Se vi può interessare questa cosa qui del personaggio di Freccia Verde, insomma, volete magari avete visto la serie e vi siete appassionati, insomma, leggetevi queste storie qua che sono un must. Purtroppo in Italia... o meglio, fuori dall'America, personaggi come Freccia Verde, questi qua non sono tanto considerati, nonostante abbiano dei cicli bellissimi. Purtroppo in Italia esistono solo Superman e Batman e Flash un po'. Poi con la serie TV si è alzato un po', Freccia Verde, però diciamo che sono sempre quei personaggi molto importanti in realtà, ma che rimangono un po' borderline da noi. E è un peccato perché è un personaggio della Madonna, Oliver Queen, ragazzi, proprio a livello fumettistico. Poi capisco che Batman abbia storie più interessanti, eccetera, eccetera. Però, insomma, sono storie che secondo me, se vi piace il mondo DC, dovete leggervi. Tra l'altro, amici, io sono uno di quelli, continuo a dirvelo, che per quanto riguarda i fumetti, in questo momento più che mai sono team DC. Perché... cioè, poi la Marvel sta facendo un lavoro incredibile con i film, quindi tutti ormai sono fan della Marvel. Però a livello fumettistico, secondo me la DC sta andando meglio della Marvel, per mio gusto personale, poi opinabile, però diciamo che gli eroi DC, in generale la DC mi sta piacendo di più a livello fumettistico. Poi non sto leggendo tutto tutto, quindi il mio parere vale quello che vale, però. Ai miei Arrow e Flash sono piaciuti un botto e non si perdevano una puntata. No? A me piacciono molto come serie. Ovviamente vanno contestualizzate nel budget che hanno, nel fatto che sono sulla CW, quindi insomma devono infilarci la cosa romantica. Però
Però sono serie che secondo me meritano stagione più, stagione meno. Tipo, stagione 4 di Arrow, per dire, non è sto granché. Però, tipo, la stagione 1, la stagione 2 e anche la 3 sono bellissime. Poi anche le ultime sono molto belle. La settima ti mette un'ansia incredibile, anche Flash. In Italia siamo pochi a parlare dell'Arrowverse, mi spiace. Perché in America ne parlano un po' di più. Purtroppo da noi, appunto, se non metti Superman o Batman, non si filano le robe DC. Il problema della Marvel è che i film sono visti da tutti e hanno un successo clamoroso, però le vendite dei fumetti rimangono sempre le stesse. In sostanza, mi pare non esserci stato un gran boost dovuto ai film. Ma perché, secondo me, non ci sono neanche queste storie incredibili nei fumetti adesso della Marvel? Non ci sono queste storie. Diciamo che attualmente preferisco la DC, dalle cose che ho letto, ovviamente. Le robe Marvel che ho letto recenti non mi sono piaciute tanto, le robe DC sì. No, parlo a livello fumettistico, chiaramente, come film manco a dirlo. I film, la Marvel è una roba incredibile. Poi vabbè, se dobbiamo parlare in generale non ne scelgo una. Cioè, ragazzi, la Marvel ha degli eroi incredibili, come anche la DC. La DC c'ha dei cattivi che, wow. E la Marvel un po' meno wow, però come cattivi parlo. Come eroi, cioè come eroi forse la Marvel è messa meglio, come cattivi è messa meglio la DC. Però mi piacciono uguali, non voglio fare. Preferisco quello, preferisco quell'altro. Infatti se dovessi stilare, un giorno lo farò in live, la mia classifica degli eroi, dei supereroi, non badando Marvel, DC, cioè in generale, vedrete una divisione abbastanza equa, cioè vedrete un po' di personaggi della Marvel e un po' di personaggi della DC. La Marvel ha gli eroi, la DC cattivi. Sì, tendenzialmente sì. Cioè, nel senso. Ma per esempio, adesso poi ho parlato di Freccia Verde perché sapete che sono molto fan fin da piccolino. Ma per dirvi, anche Wonder Woman un po' è stata rialzata grazie a Gal Gadot e a Wonder Woman il film, ma non è mai stata calcolata più di tanto in Italia. Perché c'è sempre Batman e Superman e Joker. Batman, Superman e Joker. E per gli altri non esistono della DC, sono ombre. E non è vero, perché c'è Freccia Verde che c'ha dei cicli incredibili. Il ciclo degli anni 70 con Lanterna Verde è fantastico, che devo averlo, tra l'altro, devo comprarlo assolutamente. C'è Flash che ha dei cicli incredibili. Come eventi c'è stato Crisi sulle Terre Infinite, che ne ho parlato per via delle serie TV, ma a livello fumettistico è stata una roba incredibile. Flashpoint, ce ne sono un sacco di testate belle della DC, di altri supereroi. Cos'altro c'è stato? Poi, appunto, tutte le storie di Lanterna Verde. Adesso non è mai stato un eroe che ho amato alla follia Lanterna Verde, ma ha delle storie fantastiche che dovrei approfondire anch'io perché ne parlano tutti strabene. Ha dei personaggi poi incredibili, vabbè. Non, se parliamo dei cattivi, non c'è solo Joker. Cioè, per dire, io adoro, sempre rimanendo in tema Arrow, Freccia Verde, c'è Deathstroke che lo amo. C'è. Vabbè, tutta la storia di Ra's al Ghul e poi come è trattata nella serie è un po' diversa, ma è bellissima anche nei fumetti. C'è l'Enigmista, che è un personaggio della Madonna, Spaventapasseri, cioè ce ne sono un botto. Gotham l'ho visto la prima stagione. Spider-Man ha certi cattivi bellissimi. Spider-Man è quello che ci si avvicina di più come cattivi al mondo DC. Mi mancava chiacchierare un po', amici, di queste cose. Posso chiedere una curiosità a chi è sempre stato appassionato di fumetti? Il fatto che siano diventati famosi a seguito ai film è stato un bene, più persone sono avvicinate, o un male, tipo il cinema che sporca il mondo dei fumetti? E poi un po', Acme. Bene perché appunto tu finanzi e avvicini gente ai fumetti. Finanzi i fumettisti, la gente che vende i fumetti e fai conoscere storie belle del tipo. Uno vede Captain America di Chris Evans, si innamora del personaggio e si compra il fumetto. Dall'altra parte, ovviamente, i film stravolgono un po' quelli che sono i fumetti, perché, o le serie TV nel caso della DC. Perché magari uno si affeziona adesso nella DC c'è l'Arrowverse e nella Marvel c'è il Marvel Cinematic Universe. Uno si affeziona a quelle cose lì, ma magari nei fumetti sono diverse poi. Ma anche piccole cose che magari trova fastidiose. Per dirvi, tanta gente, mi ricordo all'inizio di Flash, si lamentava perché Iris non era bianca con i capelli rossi, ma era di colore. A me non mi è fregato nulla, anche perché non ero così affezionato al personaggio. Ovviamente, magari ho un fan e dicevo, oh, me lo potevano lasciare uguale, però vabbè, sono le solite robe che in realtà poi ti abitui e va bene così. Però
Valkyria non ha detto niente a nessuno. Io porto sempre l'esempio di Valkyria. Valkyria interpretata da Tessa Thompson è piaciuta a tutti, ma Valkyria nei fumetti, la Valkyria quella classica, è bionda, è bianca, bionda, ma non è fregato niente a nessuno perché Tessa Thompson è spettacolare, il personaggio va bene così. Quindi diciamo che c'hai, da una parte puoi avere dei fastidi perché non te li fanno uguali uguali ai fumetti. Adesso poi ho parlato di aspetto fisico, ma si parla anche caratterialmente. Dall'altra parte tu stai avvicinando gente ai fumetti ed è sempre una cosa positiva, soprattutto in Italia. E vabbè, in America c'è la cultura del fumetto, in Italia sempre quelli, Capitan America, Spider-Man, Batman e su. Il pinguino, gran personaggio. Se Batman fosse di colore darebbe fastidio, Valkyria no. Può essere, ma a me personalmente ormai, cioè, dipende poi come fai, a me dipende sempre come fai la storia. Se lo fai solo per farlo, mi dà fastidio. Se lo fai con criterio, puoi fare quello che vuoi. Mangiamo un gelato insieme, dai, dai. Marco, voglio darti un consiglio di lettura. È finito da poco Attica, un fumetto italiano in 6 volumi, molto stile manga. Te lo consiglio tantissimo. Va bene, Derba. Io l'ho già sentito, però, aspetta. Di Sergio. Ah, ok. Ho già visto la copertina. L'ho già vista la copertina. Magari poi do un occhio. Non sto spendendo tanto ultimamente. Cioè, questo è stato un acquisto che ho fatto quasi. Tra l'altro, ho detto, lo dovevo già prendere. Ce l'avevo nella lista desideri da un pezzo, perché ho un po' di storia nella lista desideri. Anche perché so, se qualcuno di voi vuole farmi un regalo, preferisco mi facciate fumetti, perché poi magari ne parlo anche in live. Sono cose che piacciono un po' a tutti. No, è una cosa anche. È un regalo bello, ma anche utile. Ho preso questo ferro, faccio vedere anche chi è arrivato adesso. Freccia verde e i cacciatori dell'arco lungo. È una storia di Oliver Queen post sua carriera d'arciere. Diciamo che è il periodo in cui lui voleva andarsi a ritirare, perché aveva fatto insomma quello che doveva fare come freccia verde. Succedono cose, omicidi, e deve tornare, perché figurati se Oliver Queen non si fa sentire. Ma la copertina rigida che fastidio. C'è quella. Cosa volete una roba di Aranel? Ma perché nei film hanno quella cosa che non ricordo come si chiama, che devono mettere un. È la politica di corretta. Io comunque vi consiglio di vedervelo l'Arrowverse, perché magari vi appassionate anche alcuni personaggi. Altri, secondo me, no. Nel senso, altri non li hanno fatti così, con così mordente. Altri invece, cioè, ti affezioni. Anche i personaggi nuovi, eh. Faccio un esempio. Diggle in Arrow, per dirti. O Joe West in Flash. O Martin Stein in Legends of Tomorrow. Cioè, sono quei personaggi bonus che però poi ti piacciono perché sono scritti bene e sono fatti da attori che comunque sono molto bravi. Non parlo solo di Arrow, parlo dell'Arrowverse in generale. Quindi Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl. Adesso sono entrati anche Batwoman, che però sta avendo un po' di problemi perché Ruby Rosa ha mollato il ruolo. Lois e Clark, che deve iniziare nel 2021. Arrow and the Canaries, che deve iniziare nel 2021. Insomma, c'è un po' di roba che sta iniziando che è interessante. Ora non vi faccio spoiler, però. Non voglio fare spoiler, però. Supergirl è quello che mi sta piacendo meno, sicuramente. Purtroppo, nonostante lei sia bravissima, mi piace un sacco Melissa Benoist. Benoist mi pare si pronunci, no? È molto brava, il cast ci sta, sono bravi tutti. Però non mi prende. Supergirl proprio non mi prende. Invece sto rivalutando Legends of Tomorrow, piano piano che vado avanti. Kate Lotz che fa White Canary. Fantastica. Poi vabbè, ce ne sono tanti altri. Non fate spoiler in chat. Supergirl ha degli effetti visivi terribili. Quello purtroppo è un po' colpa loro e un po' no. Nel senso che hanno comunque il budget che hanno. Anche in Flash, ci sono degli effetti speciali terrificanti. Ogni tanto invece sono molto belli. Per quanto riguarda, che ne pensi di Shazam? Per quanto riguarda i film DC, ragazzi, purtroppo io, tolta la trilogia di Nolan, poi per me è stato un grosso no. Non mi è piaciuto praticamente. Wonder Woman carino, ma. E devo vedere Aquaman, l'unico su cui ho un po' di speranza. Mi dispiace, perché purtroppo, appunto, la gente vede.
di film DC e non si affeziona alla DC, chi non ha mai letto i fumetti. E mi dispiace perché comunque, come vi dicevo prima, ci sono tanti eroi, tanti personaggi che meriterebbero. A proposito di DC, tra l'altro, io volevo fare Batman Arkham Knight con voi in live durante il martedì, ma non ce la faccio a giocare 2 ore a settimana, amici, mi dispiace, non lo farò. Lo giocherò per i fatti miei tranquillamente. Perché è una delle mie saghe preferite, i Batman, e non... Ma non è neanche così tanto lunghino. Abbiamo fatto 40 ore di Dragon Quest, Vec. Sono 16 ore di trama più. Poi se fai tutto dura anche 30-40 ore. Però devi fare tutto intorno. L'ho visto su Wall on 2 Beat. Però non ce la faccio a giocare 2 ore a settimana, ragazzi. Io voglio giocarlo di più. Quindi me lo gioco per i fatti miei, me lo godo per i fatti miei. So che i fumetti sono belli. Io nella serie mi sono fermata esattamente quando è iniziata la stagione di Supergirl. Intendo di Arrow e Flash. Per me hanno rovinato mettendo questi miscugli. Allora, posso capire. Allora, hanno rovinato, non sono d'accordo. Anzi, Aranel, è stata una gran figata perché neanche i film ci sono riusciti, ma l'Arrowverse sì, a fare un universo. Ed è una cosa fantastica. Hanno creato un universo. Poi, per chi ha visto Crisi, non fate spoiler, hanno unito un sacco di roba. Io sono veramente contento che abbiano creato un universo DC, seppur televisivo col budget che hanno, ma l'hanno creato perché i film hanno floppato. Adesso stanno provando a ripartire e va bene. Però il fatto che abbiano messo tutta questa gente, posso capirti che è un casino. Posso capirti che è un casino perché, soprattutto per uno che non legge i fumetti, vede Legends of Tomorrow, Supergirl, Arrow, Flash e quante puntate devo vedere. Anche perché sono stagioni da 20 episodi, 23 episodi, 22 episodi, tranne Legends of Tomorrow che non arriva ai 20 per stagione, ma gli altri hanno tutti più di 20 episodi. Posso capire. E assolutamente, se uno mi dice mollo, non ce la faccio a star lì dietro perché magari c'è il lavoro, la scuola, lo studio e ci sta. Però secondo me è stata veramente una gran cosa quella che sono riusciti a fare di creare un universo. Perché per la Marvel è stato facile, gli hanno dato i gran soldoni, sono stati bravissimi poi a farlo e l'hanno fatto bene. Quelli della DC non l'hanno fatto. Esatto, Leo, esatto, è proprio quello il motivo, Marco, non gli posso stare dietro. Per quello io vi posso capire, perché anche io che mi ci sono buttato anima e corpo. Non riesco a stare dietro a tutto. Sto recuperando adesso per bene Legends of Tomorrow perché l'ho sempre visto molto quando riuscito. Tipo la prima stagione l'ho vista tutta per bene, un po' della seconda, poi ho visto la terza così così e poi mi sono perso perché adesso siamo arrivati alla quinta. Hanno rinnovato anche per la sesta, però siamo alla quinta e devo recuperare tutto. Per Supergirl ho visto tutta la prima stagione, ho visto l'inizio della seconda e vi giuro che purtroppo non mi prende, pur adorando lei che è un amore di ragazza, Melissa Benoist, veramente dolcissima, ci sta, lei Supergirl, ragazzi, googlate Supergirl Comics e googlate Melissa Benoist, cioè è uguale, è perfetta lei per il ruolo, però non riesco a seguire la storia, proprio non mi prende. Poi comunque sia sono riusciti a fare nell'Arrowverse tante storie belle dei fumetti, c'è stato Crisi su Terra X, Crisi sulle Terre Infinite, sono riusciti a fare Elseworld, che è una cosa un po' particolare, però vabbè, non ne parlo perché non ho letto tutto, quindi non voglio dire cacate. Insomma. Forse l'unico che mi è piaciuto, quello che mi è piaciuto meno, che però poi ha dato il via a Legends of Tomorrow, è stato quello con Vandal Savage, che è stato il primo, mi pare. No, il secondo. Il primo non c'era nessun cattivo, erano Arrow e Flash e basta. Dal secondo in poi, che è quello di... Cioè, dal secondo, il secondo è quello che mi è piaciuto meno. Però appunto grazie a Vandal Savage poi hanno costruito la prima stagione di Legends of Tomorrow, quindi ha avuto tutto un filo logico. Cioè riescono comunque, non ti lasciano un personaggio, a parte quando succedono casini con i diritti, tipo la Suicide Squad, tanta gente è rimasta, come si dice, delusa dal fatto che nell'Arrowverse la Suicide Squad l'hanno mandata a cacare. Non è stata colpa loro, perché usciva il film e c'erano problemi con diritti, personaggi. E hanno dovuto interromperla lì perché nei loro piani c'era Harley Quinn, Deadshot, c'era da portarlo avanti, c'era un sacco di roba. Non hanno potuto farlo. Ci sta Aranel, ma assolutamente. Sì, Drinals, però appunto, beh. Io avrei voluto vedere un Arrowverse fatto con i soldi perché sono veramente curioso. Teo, un po' sì. Un pochino, però non eccessivamente. Poi diciamo che il Lex Luthor dell'Arrowverse ha rovinato un po' Crisi. Cioè, tutto il pezzo con Lex Luthor di Crisi a me non è piaciuto. Però poi ne parleremo magari. No, ne ho già parlato in realtà di Crisi. Non ho mai fatto un video post-Crisi, nel senso che dopo averlo visto, l'ho fatto prima, però non voglio fare spoiler. Quindi. Grazie,
Grazie Canna, 30 mesi, grazie mille. Adesso iniziamo a giocare, amici, tranquilli. Volevo giusto chiacchierare un po' con voi perché mi manca farlo. Ho visto Snowpiercer, tra l'altro. Sempre allacciato ai fumetti, ma altri tipi di fumetti, che le prime due puntate mi sono anche piaciute, però bisogna un attimo vedere come prosegue. Il potenziale la DC ce l'ha, però devono anche essere capaci. Assolutamente, Leo. Puoi anche ricoprire di denaro un regista e di denaro una produzione, però poi se non sanno fare le robe. Non, niente. Amici, dal 22 mi pare, Vec, 20-22, riprende anche le piccole parentesi fantacalcistiche del martedì. Sì, l'avevo visto il film di Snowpiercer, la voglia. Un film incredibile. Cioè, mi è piaciuto molto. So che già ne abbiamo parlato, ma una serie che mi è piaciuta tantissimo che hanno interrotto è quella di Constantine. Constantine che tra l'altro hanno unito all'Arrowverse, anche lì sono stati intelligenti, perché fanno la serie TV su Constantine, nessuno se la guarda, perché nessuno ha idea di chi sia Constantine, della gente comune, dico ovviamente, chi sa dei fumetti, John Constantine lo conosce molto bene. Niente, chiudono la stagione, purtroppo va male perché appunto nessuno se la fila, però cosa decidono di fare? È un personaggio che funziona, Constantine, quindi cosa fanno? Lo uniscono. Lo uniscono nell'Arrowverse, in questo caso l'hanno fatto prima con Arrow e poi con le leggende, e sono contento perché hanno portato avanti un bel personaggio, quindi speriamo che vada avanti un bel po'. Sono un po' nuovo nelle live di Mark, non sapevo facessi il fantacalcio. Sì, faccio vedere, insomma, le cose che faccio. Non sono un professionista, anzi. È molto bello il personaggio, ma infatti sono contento che l'abbiano unito alle leggende. Piccolo spoiler, però. Tanto non sapete niente, né come ci arriva, né come. Neanche io lo so in realtà come ci arriva. No, il fantasodio è quello che faccio con gli iscritti. Poi noi abbiamo il fantacarlo, che è quello nostro. Beh, con i miei amici. Ma che rutti, però. Io ho visto il film di Keanu Reeves e non mi era dispiaciuto. A me quello non mi era piaciuto tanto, quello di Keanu Reeves. Mark, come stai? Come te la passi ultimamente? Ma bene, amici. Bene, cioè, sto bene, mi sto tenendo impegnato, guardo cose, sto con la mia famiglia, sono abbastanza tranquillo. Io manco mi ricordo chi ho in rosa, per dire. Il fumo di fuori è finito, ma l'odore non lo sento più. Potrei anche provare quasi ad aprire, vedere se. Non è vero, c'è ancora. Bugia. Purtroppo c'è ancora, teniamo chiuso. Mi è arrivata proprio una ventata di fumo. Forse è il caso di tenerlo chiuso. L'unica cosa che mi è spiaciuto, amici, è che ho preso un po' di kill. Non si nota troppo, perché non è che ne ho presi 10. Ho preso qualche killetto perché in casa non è mai come la palestra. Un po' mi sono ingrossato io perché mi sono ingrossato tra, insomma, allenandoti ti ingrossi comunque sia. Un po' ho mangiato un po' male perché nella quarantena ti annoi e mangi male. Però mi sto rimettendo in carreggiata. State tranquilli che tornerà anche il markout prima o poi. Ma ci sono stati pompieri? No, quindi o era uno che ha bruciato qualcosa al forno e ha risolto. Mutant Year Zero l'ho continuato, ci ho giocato fuori live altre 3-4 ore, mi stava piacendo, solo che adesso vorrei iniziare Batman, quindi magari lo accantono un attimo, vediamo. Come ti alleni? C'ho la cyclette, c'ho i pesi. Vorrei gli elastici, ma non li ho trovati nel periodo di quarantena, ma gli elastici. Sto sudando però, ragazzi. Gli elastici sono la roba migliore. Anche io, Mark, ma domani riapre la palestra da me. Devo solo capire la procedura varia da seguire e il motivo per cui io non andrò. Perché mi hanno contattato quelli della palestra, fa: Marco, riapriamo! Finalmente puoi tornare ad allenarti nella nostra struttura. Allora, devi fare una giravolta, un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, poi chiama subito i tuoi parenti, avvisali per bene di del testamento. Poi, fatto questo, hai presente la Juventus? Bene. Scegli tre giocatori a caso della Juve, poi tre giocatori a caso del Crotone, falli scontrare. Fatto questo, vai a Torino, poi firma dei documenti. Non c'ho voglia, ragazzi. Non ho voglia, divento obeso. Non ho voglia. Piuttosto mi alleno a casa finché non si. Non si. Non si. Cosa a caso? Finché non si placano le acque. Perché non posso fare veramente la giravolta e fare un'altra volta per andarmi ad allenare un'oretta. Cioè, stiamo impazziti? Hanno ragionissima, non sto dicendo che. Stanno sbagliando. Che devono fare? C'è l'emergenza, la devi affrontare. Sono stanca solo a sentire. Ma io. Mi è arrivata questa email con questo papiro che finiva con. Poi, una volta alla struttura, dovrai per ogni attrezzo pulirti le mani,
Laddove possibile, non lasciare la tua asciugamano in giro. Ragazzi, ma devo allenarmi un'ora? Cioè, se mi devo allenare 2 volte a settimana, devo stare in ballo 6 ore? Io non ce la faccio, ragazzi. Non voglio, non voglio farlo. Sto a casa che va bene uguale. Finché perdo dei soldi, oh, ragazzi, ma che devo fare? Tanto li ho già persi. Porca vacca, veramente faccio più allenamento con la procedura che con l'altro. Per carità, non sto dicendo che è sbagliato, non fraintendete, è giustissimo, c'è stata un'emergenza da non bisogna sottovalutarla assolutamente. Ma io, dal mio punto di vista, veramente le mie balle stanno cadendo a livelli sotto, proprio in fondo. Guarda in su, guarda in giù, dai un igienizzante a chi vuoi tu. Capito. Poi comunque sia, ti alleni. Cioè, io che facevo 3-4 allenamenti a settimana. Ma posso per 3-4 volte a settimana, che ho anche il mio lavoro, le mie cose da fare, la mia famiglia, le persone a me care, fare questa tiritera ogni volta? Non è il caso. Ho pagato, tra l'altro, io ho pagato fino al 2021 un macello di soldi, ragazzi. Voi non avete idea, perché la palestra è una cosa fondamentale per me. L'allenamento fisico è diventata parte integrante della mia vita. È tornata a essere, perché prima che iniziassi il canale YouTube, sono sempre stato un tipo che fa sport. Però, ragazzi, così non mi passa la voglia. Già devi avere la voglia perché devi avere motivazione. Ciao Maria. In più mi metti ste robe, io non ce la faccio. Però, appunto, loro non è colpa loro. Karma, ho parlato prima. Anche perché almeno nella mia palestra l'allenamento è limitato ad un'ora circa, della quale metà la passi a pulire e fare giravolte. Capito? Capito? Cioè. Ma poi c'era scritto: ti proveremo la febbre quando arrivi, tra le varie cose. Ti proveremo la febbre quando arrivi al centro. Va benissimo. E fin qua, è una pistoletta. Controllano come stai. Anzi, meglio. Poi, una volta entrato, controlla quante persone sono negli spogliatoi. Devi stare lontano e aspettare il tuo turno. Io come faccio a sapere quante persone ci sono dentro solo una prima porta? Scusami. E come devo aprire la porta per vedere chi c'è? E poi scusami, quelli in doccia che faccio? Entro in doccia, faccio 5, 6, 7, quelli col piede di fuori. Ma come faccio? Scusami. Me lo dovrà dire un cristiano che magari, cioè, dovrà contare un cristiano, non è che devo controlla quanta gente c'è Come faccio? Che entro nelle docce e gli guardo il pisellino mentre si fa la doccia, scusami. Controlla quanta gente c'è. Non lo so, non sono dentro, non è che posso entrare in doccia con lui. Se sono fuori, sono fuori, non vedo quello che c'è dentro. Probabilmente ci sarà uno che me lo dice, non lo so, non c'era scritto nella lettera. Vedono tutti nudi, vedi questo che entra, ma 5, 6, 7, oh, Garrison divento in palestra. Non è che posso. Ma poi che imbarazzo, già sono un tipo timido io, quello della Nintendo. Ma la doccia non te la devi fare a casa, scusa. Non so se è obbligatorio, sai che non mi ricordo, perché io non la faccio, quindi non. Io di base non la faccio lì, la faccio sempre a casa. Quindi non è che non la faccio in generale, la faccio sempre a casa, ma da basket proprio. Tranne 3-4 volte che l'ho fatta a basket, preferisco sempre andare a casa, ma perché io ci metto. Cioè, poi dipende dalla giornata, però sono uno abbastanza fissato con l'igiene, quindi ci sto un po'. Però dipende, non sempre. Poi un po' non vuol dire mezz'ora, però mi prendo i miei tempi, in palestra mi dà fastidio, voglio fare i fatti miei, vado a casa e via. Poi finisco la palestra, sono stanco, quindi prima arrivo a casa meglio è. Sta andando veramente prepotente Maria oggi con gli scaricamenti. Comunque, amici, intanto apriamo lo Flipper, che se no non gioco mai. Poi dite: Marco, il gioco. Ma siamo tantissimi, grazie, belli. Cos'altro volevo dirvi? No, altri acquisti non ne ho fatti. Regali mi sono arrivati quelli che vi ho detto già. Mi è arrivato il regalo di Ucinat lì, che era il continuo di Monster Allergy, che non vedevo l'ora di leggere. Però ve l'ho detto, è un pochino una. Non voglio dirla quella parola, perché sono 15 euro. Intanto sentite il gioco di sottofondo. Sono tipo 15 euro, 20 euro, non mi ricordo, per 40 pagine. No, ragazzi, sbagliato. Cioè, no. Non puoi fare a 15 euro una sottiletta craft. Spam, tra l'altro. Non va bene così. Guarda un attimo. Si è sentito rutto, mi sa, sto zio. Dov'è House Flipper? Eccolo qua. House
saluto anche alla Kraft che ci sponsorizza i toast. Poi io che non uso mai la sottiletta praticamente. Amici, allora, premessa, io non ho mai giocato ad House Flipper. L'ho comprato per il martedì, poi me ne sono scordato, ma questo è un altro discorso. Io ho comprato House Flipper molto prima del lockdown, molto prima di Natale probabilmente, ma tipo l'anno scorso quasi. Ho detto, lo faccio per il martedì, fatta, perché Gatto l'aveva iniziato, ho guardato qualche sua live, mi intrigavo, ho detto, adesso lo sta facendo Gatto, aspetto che passi, che lo fa lui, la gente lo vede, eccetera, e poi magari lo faccio anche io. È rimasto là. No, prima di Gatto no, perché l'ho scoperto grazie a lui, mi pare. Mi pare di sì. E poi mi sono scordato. Adesso ci siamo ricordati. Stamattina ero impanicato perché ho detto Black Sad, non l'ho preso. Perché su Instant Gaming era finito e costa un botto di base. Super Seducer, ma avevate un attimo sgonfiato perché a tanti non andrebbe l'idea. A tanti va, a tanti no. E quindi mi dà fastidio. Perché non si può mai accontentare tutti, però mi dà fastidio non riuscire a farlo. E ho detto, vabbè, ci buttiamo su House Flipper. Che vabbè. Quindi non so niente, non mi sgridate. L'unica cosa che ho modificato qui, a parte il volume, è... ho messo la valuta in euro. Valuta, anzi, che sono mi sgridate. Tanto dirò valuta dopo, sicuro. E poi mi sa basta. Non ho cambiato nient'altro. Qua ci sono... le impostazioni ho lasciato tutto base. La musica non dovrebbe dare fastidio. In caso... magari facciamo... no, Super Seducer 3 non è uscito. Facciamo così e partiamo. Due bagni sono il minimo. Ok, scusa. Benvenuto a House Flipper. Questo gioco ti permetterà di acquistare, ristrutturare, arredare e vendere case. Per il momento, però, devi accontentarti di questo rudere, che puoi chiamare il tuo ufficio, e del laptop, che è il tuo centro di comando. Va bene, allora, io non so niente, vi ripeto. Che disastro, devo pulire. Beh. L'abbiamo mangiata? L'abbiamo mangiata, bene. Quindi la storia è che noi siamo dei mostri. Ma queste cose finiscono in un mio inventario o... vabbè, ma noi non ci facciamo domande. Ma che schifo! Ma che schifo, raga! Eh sì! Cioè, ho visto che devo farlo, il lavoro duro. L'inquinamento mondiale è risolto. Beh, lavando questa porcheria, penso che un buon quarto di inquinamento globale lo togliamo. Il computer portatile ti consentirà di prendere ordine, acquistare case e spostarti tra di loro. Non puoi ancora permetterti di comprare una casa, ma a quanto pare è già arrivato il tuo primo ordine nella casella mail. Adesso andiamo, Ci hanno fatto degli omicidi incredibili, sì. La camera mia, ragazzi, è grave. Ma, amici, ma allora potevate dirlo che siamo dei maghi? No, non voglio spostarlo. Scusami. A posto, posso premere il destro. Allora, vediamo un po'. Dalla signora Sandra Adamati. Il mio ex... che c'era scritto? Il mio ex mi ha portato via un radiatore. Sono problemi, ragazzi. Buongiorno. Salve. Vorrei affidare alla sua ditta i lavori per riportare ordine a casa mia. Dalle foto postate su Facepam, che non è per niente Facebook, ragazzi, so che il mio ex per vendetta si è intrufolato nel mio appartamento. Dentro ha fatto un bordello pazzesco. Come? E ha portato via un radiatore. Forse manca anche qualcos'altro. La prego di rimettere in ordine la casa e installare i dispositivi mancanti. Vorrei anche chiedere il favore di non informare la polizia del caso. Ci mancherebbe. L'ha detto Vector, non possiamo farlo. Vive in una favela se poi è il MacBook Pro. Sì. Risolverò da sola la questione col mio ex fidanzato appena torno da una trasferta di lavoro. Un cordiale saluto, Sandra Damati. Beh, accettiamo questo caso. Andiamo da questo piccolo criminale. Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi potrei pulire la sporcizia usando il mocio. Quello lì è il mocio? Va bene. Ok. Buongiorno. Ma noi possiamo andare in giro? No. No, non voglio andare via. Allora. Che 15-18, ragazzi. Che 15-18. Lì abbiamo il saldo del conto. 20... un botto di soldi. Vabbè. Allora, raccogliamo la sedia. La mettiamo
Ah, così si gira. Ok, la mettiamo tipo così. Qua, ma ragazzi, ho capito tutto. Vabbè, ma. Sì, che lavori sono qui. Copri alcune cose. Ti direi di mettere la camera in alto. Ah, sì, hai ragione. Grazie, Pier. Grazie mille, bello. Sì, che c'è la mappa e c'ho le cosine. Allora, prima spostiamo le cose inutili. Ma guarda che lavoro. Com'era le. Senza suoni? Ma senza suoni? Eh no, ci vedi che ci sono queste cosine carine vecchie. Ma i suoni? Niente? C'è un errore di impostazioni audio o. Non c'è a quanto pare, un mozzo molto duro, sì. Adesso sentiamo i passi, però. Ok, welcome, è tutto sporco, guarda che schifo. Guarda che schifo. Puliamo. No, ma ragazzi, per fare un lavoro del genere devi essere un animale. Che non è consapevole del casino che sta combinando. Ma sì, ma poi la cappa, perdonami, eh. Ma la cappa così in alto? Fa in tempo ad andare in giro, la roba. I fumi fanno in tempo ad andare in giro, scusami. Lì sopra? È normale, ragazzi. È piccolissima poi, scusami. Non ho ancora visto niente. Mi state un po' spaventando. Allora, gli scarafaggi, tra l'altro, io ho messo che si vedono, eh. Chiedo scusa a chi è. Scaragiofobico, come si chiama? Non so. Ah, fammi buttare tutta. Ma dobbiamo anche arredare, ragazzi. Ma ragazzi, è veramente una schifezza. Visto l'ex che si ritrova, si spiegano molte cose, infatti. Togliamo tutta sta porcheria qui. Dora, hai un tablet a tua disposizione. Premi per me, per rimuoverlo o nasconderlo. Ti permetterai di comprare. Ok. Installa i dispositivi. Puoi acquistare e installare il radiatore, va bene. E questo qui è il radiatore? Non credo proprio. Sì, invece. Il termosifone. Io lo chiamo così. Perché mi ha abbaiato un cane? Mi ha abbaiato un cane, ragazzi, avete sentito tutti? Ok, non credo ci sia altro da sistemare. Un po' fastidioso questo. Questo divano, però ok. Allora, col nostro moccio di capelli duri pieni di gel, puliamo. Aspetta un attimo. Molto bene. No, assolutamente no. Ma perdonate, no, che fastidio. Allora, io le cose le faccio bene, se no non le faccio. Tu. Allora, sistemiamoci in maniera. Che una persona può anche magari discorrere mentre succedono cose, no? Guarda qua che bellezza. È un altro lavoro. È o non è un altro lavoro? Siamo direttamente così a sto punto. Per quanto faccia schifo. Devo montare il termosifone, giustamente. Ah, basta tenere premuto. Ma Merkel.
posto, no? Marco avvita la manopola. L'ho fatto, l'ho fatto. Tutto a posto. Allora. No, ragazzi, allora, no, qua non è possibile, eh. Cioè, ci sono dei problemi... Io chiamo la polizia, anche se mi ha detto di no. Tra l'altro sopra è uscito fuori salvare. Scusate, ragazzi. Da questo momento potrei portare a termine i lavori incompleti premendo... Ok. No, 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 devo farlo io, che è citare qua? No, no, no. Si fa noi, si fa. Accendi il tablet per scegliere a cosa destinare il punto abilità che hai ottenuto. Ovvio. Oh, ovvio, però, con la voce chiusa. Pulizia più veloce del 25%. Buon mocio. Beh, potremmo aumentare il mocio. Vista acuta. Vedi parte dello sporco sulla minimappa. Tanto non sto guardando la minimappa, quindi no. O mani veloci o lungo raggio. Beh, ci siamo... Io lascerei... Cosa facciamo? Perché... Mani veloci, dai. Pulizia più veloce, una cosa abbastanza... Ma perché mi esce fuori? Quel tablet si manda la TV ogni volta. Allora, mi avete detto di spostare la TV in modo che sia... giusta... davanti al divano. Perfetto. Ok. Che soggiorno spazioso, ragazzi, eh? Bella anche questa carta da parati di natura. Mi piace molto. Allora. Via questa porcheria. Basta! Ma chi ci ha vissuto qua? Ma poi la gazzetta scaduta. Buttala, ricicla. Ma guarda qui che caccone che c'è. Questo che fa? Non si può aprire, immagino. No, questo si sposta, ma lo lasciamo qua dov'è? Molto... Ok. Dobbiamo spostarlo il letto, ragazzi? No, non c'è sporco, non mi pare ci sia sporco. Cioè, oddio. È un porcile tutto, però in quello nel, in particolar modo non mi sembra. Ah no, beh, qua c'è tutta roba giusta. C'è da sistemare? No. Scusami, ma questo... Ogni tanto guarda anche il soffitto, va bene. Vediamo un po'. Il soffitto. Beh, la lampada mi sembra a posto. Qui ci sono dei... cosa sono? Dei fumetti? Dei CD, dei DVD. L'entrata Alex in casa ha fatto bordello, capito? Ma si è caccato sulle mani e ha spalmato tutto in giro. Non si spiega questo lavoro altrimenti, eh? Qua veramente devi essere uno che l'ha già fatto. Devi essere del mestiere. Ho finito, amici. L'ordine è pronto al 100%. Premere il pulsante. Vabbè. Sì. Perdonami, ho finito. 100%. No? Tanto c'è il figlio di Trump che ci parla. Ok. Mi ha dato dei soldini. Qua, ragazzi, mio Dio santo cielo, fammi fare un lavoro, per favore, eh? Fammi raddrizzare le cose, perché è veramente inguardabile questo ufficio. Una motosega, poi... Oh. Ma che lavoro è? Ma poi che letti sono? Ciao, Robiola! Ma che lavori sono? Ma quanti siamo, amici? Grazie, belli! Siamo 600 oggi, siamo tantissimi. No, ma ragazzi, no, non è possibile. Non è c'è stato qualche animale. Non ho mai visto una roba del genere. Ma questo poi è tutto sporco. Fammelo raddrizzare quantomeno, che fastidio. È la casa di Jason, un attacco di diarrea verticale. Ma guarda! Ma... È scomparso, ragazzi. C'è modo per... Ma santo cielo. Qua
andiamo a pulire a casa della gente, in casa nostra c'è il 15-18, non è possibile. Non si può mettere dentro? Vabbè, a sto punto, amici, facciamo così. No? Ma che schifo, sganash. Allora, chiudiamo perfettamente il nostro modello di schifezza qui. Oh, guarda che bello, eh. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Che diarrea. Ma adesso mi dici dove dovrei mettere... Ma l'ha detto qua. Una motosega, sinceramente non mi sono mai chiesto dove dovrei ubicarla a casa mia. L'ho avuta nella casa vecchia perché avevamo il giardino, ma la tenevamo nella casetta degli attrezzi. Non ho sbagliato a dire, è casetta degli attrezzi. Avevamo una piccola casetta di legno regalataci dal proprietario. No, questa non è cagata? Questa è cagata, sì. Mettila sul letto come un sacchiotto da abbracciare la notte. Poi proviamo. Allora, qui c'è un'ascia. Macetta, un'ascia. È brutto, ascia. Vabbè, tutto il resto può servirci. Vabbè. Andiamo a fare un altro lavoro, eh. Andiamo un po'. Qua abbiamo Giuseppe Grande, proprio lui è fantastico. E poi Carolina Rossi, cosa facciamo? Vediamo un po' il caso. Allora, la signorina Carolina ci dice: salve, a breve dobbiamo mettere ordine nel garage. Per favore buttate via tutte le scatole, i rifiuti, i vecchi pneumatici. Non dimenticate di lavare anche la finestra. E gli attrezzi meglio lasciarli dove sono. A mio marito non piace se glieli spostano e poi non riesce più a trovarli. Saluti Carolina Rossi, va bene? E poi il signor Giuseppe Grande, questo Giuseppe immenso proprio, che ci dice: radiatori, l'oggetto della situazione. Quando devo pagare per qualcosa, o sono completamente soddisfatto o non pago proprio. L'inverno si avvicina, gli inverni sono duri e a casa mia non ci sono i termosifoni installati. Andiamo a installare i termosifoni del signor Giuseppe Grandi, anche se è un po' antipatico, non sta calmo. Questa è una casa a modo, quindi dentro sarà pulita, completamente non arredata, mi sembra di capire. Vediamo dov'è il problema. Sarà qua dentro, vedo dalla mappa. Oh, allora, svita. Ok, un punto abilità. A questo punto mettiamo... Tieni fino a 3 piastrelle o laminate alla volta? Montaggio più veloce. Anzi, ormai non si può più. Niente, vabbè, non importa. Va bene anche così. Sì, ha la faccia un po'... Esatto, un po' stupita. Poi acquistare e installare... Puoi acquistare e installare qui il lavello. No, assolutamente no. Andiamo a vedere un po'. Allora, ci serve un lavello, quindi bagno. E ci serve un lavello... Non era tra i consigliati poco fa, ho visto male. Un lavello mondiale avevo letto, un lavello montabile. Mettiamo. E lo montiamo, allora. Come dice? Non credo fosse a posto. E invece. Ok. Ci vuole, ragazzi? Ci vuole niente, non ci vuole. Molto bene. Qui c'è il bidet. No. Dobbiamo andare qui e attacchiamo pure questo. Giustamente c'è da abitare. Qui da evitare il profiterol.
giusto. Amici, sono disponibile, eh? Se avete bisogno anche voi a casa, sono disponibile. Allora, questa è terra de rose. Giuseppe Grande ha donato 1,50€ e dice: ma dia, veda di fare un lavoro a modo. Assolutamente, signor Giuseppe, siamo qua apposta per renderla felice. Ci mancherebbe altro. Allora, ho finito? No, qua c'è della rottura, eh. Qua. Vedi. Radiatore da bagno. No. Che siamo pirla. Qua bisogna fare i lavori come si deve. Allora, compriamo un radiatore, siamo esperti ormai di radiatori. Andiamo a montarlo. Ce n'è un altro, amici. Radiatore da bagno. Non è quello. Quello l'avevo capito, amici. Stavo cercando di ragionare su quale potesse essere. Poco alla fine, sempre questo cane che ci abbaia. Ok, bene, molto bene. Allora, qua abitiamo il primo situazionario, qua il secondo, qua abbiamo la monopolina dopo. Ah, era da incastrare prima qui e qui. Easy. Vedo un rosso qui. Oh, il radiatore, quello che prima per errore presi. Allora, eccolo. Mettiamo. E lo montiamo in maniera molto garbata. Vedete? Tac, tac. Poggers. Guarda che lavoro. Guarda che lavoro di fino. Oh, con la tromba pure. C'è un altro in un'altra stanza che l'ho visto. Ho traverso. Amici, easy. Easy peasy. Sapete come continua, no? Lavoro di fini. Maestro, sono un maestro proprio. Tonacatura, è una piastrella, facciamo le piastrelle. Tanto ci capiteranno prima o poi. Allora, mi pare nella mappa di non vedere più. Di non vedere altri problemi. No? Mi sembra di capire. A posto. Sono bravissimo. Hai notato che grazie alla scheda galleria sul tablet puoi selezionare qualsiasi immagine del tuo hard disk e usarla come poster o quadro da appendere alla parete? Puoi utilizzare anche la scheda fotocamera per scattare delle foto del gioco e salvare i tuoi lavori su disco. Ma certamente, caro. Bene. Così ci ricordiamo com'era una volta. Perfetto. Molto bene. Moncas. Oh! Ma che fastidio. Che lavoro del cacchio che c'è in questo bagno. Che schifezza.
Che schifo. Ma guarda le macchie di cagone. Ma poi non capisco dove è sporco e dove invece è semplicemente un bagno terrificante. Non si capisce niente. Poi nell'angolino che ci metti il pulisci cacca. Ma poi dove siamo? Siamo Voldemort. No, non è Voldemort, non è vero. Vabbè, comunque. Bravissime, bravissime. Allora, posta. Ma io andrei da Marco Saponetta, così ad occhio. Preparativi per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia. Allora, sul lavandino? Sul lavandino non credo di poter fare molto, sai? No, non credo. Ma io posso comprarmi altri attrezzi? Accessori. No, vedi, accessori sono... Beh, no, ci abbiamo... Questi se li prendo li posso usare, eh? Li posso usare questi qua? No, è il tablet, non è il televisore. Li sblocchi proseguendo con la storia, va bene. Ah, sto fermo, non tocco niente. Andiamo dal signor Marco Saponetta, vediamo cosa vuole. Allora, ci dice... Appunto, preparativi per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia. Salve, non so bene di cosa devo preoccuparmi. Ci sono talmente tante cose da fare prima che la mia principessa faccia il suo ingresso nel mondo. Sappiamo già al 100% che sarà una femminuccia. Abbiamo comprato una casa piccola e graziosa per noi tre. Purtroppo va pulita a fondo e preparata la cameretta per la bambina. Spero di poterti affidare il compito di fare una bella pulizia della casa. Ti chiedo anche di preparare la stanza per la bambina. È quello che ho detto prima, era comprare una culla, un fasciatoio, magari qualche giocattolo. Conto su di te per questa faccenda e bisogna dipingere di rosa chiaro le pareti della camera della nostra principessina. Che me lo... no, non me lo sono inventato, cioè è scritto per davvero. Grazie in anticipo per l'aiuto e ti mando i miei saluti. Presto papà felice, Marco Saponetta. Ma che dolcezza, che dolcezza. Guarda com'è felice di diventare papà. Allora, gli mettiamo il poster di animali morti. Poi, sangue, no. Congratulazioni, hai sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi potrai dipingere le pareti con il pennello. Ti basterà sedere il tablet per aiutare la pittura. Bene, 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 bene. Allora. Dov'è la principessina? Prima puliamo però, perché che facciamo? Arriva la principessa e facciamo i merda, no? Scusate per la volgarità. Allora, qui togliamo... Mamma mia, ragazzi. Deve arrivare una piccola creatura. Un amore di bellezza. Un fiore, come si dice, un premio del vostro amore e la fai vivere in questo lavoro? Ma poi come l'avete... Io non voglio che queste persone abbiano una bambina. Come hanno fatto a ridurre una casa del genere? Sono mangiati, bevuti lo sciroppo di Ipecac e hanno vomitato in giro apposta proprio. Non è possibile. Ma... Amici, puliamo questa bimba disgraziata. Ma l'hanno appena comprata, ma... Scusami. Come è successa questa faccenda? A prescindere... Ma magari non sono stati loro effettivamente, ma... Molto lentamente. Un amore di saponetta. Queste non credo andranno via, queste cacate. Invece, ragazzi, invece. Vedete, dando con questa mano pelosina, questo braccio pelosino, completamente nudo, tra l'altro, il nostro personaggio. E che non si vede adesso, ma... Vedi? Oh, che lavoro. Qua sotto il pipozzo. La Yoski, grazie mille. Una saponettina deve arrivare. Ho detto saponettina prima. Ma ragazzi, ma che lavoro di merda. Guarda. Questa musica da Rai 1. Da TV per ragazzi. Che nostalgia, amici della TV per ragazzi. Un punto abilità, vediamo un po'. Abbiamo fatto roba con la pittura, sblocchiamo un miglioramento consono. Non si può. Beh, a sto punto, pulizia più veloce del 25%. Buon mocio a sto punto facciamo. Oh, beh, almeno non sono i capelli di Trump. È tutto un altro discorso adesso, guarda qui che lavoro. Oh, vedi? Non è più la casa di un redneck adesso, piano piano. Mamma, del petrolio. Ma che ha fatto? Colava roba nera.
Ma che succede? Lava la finestra. Bellissimo. Ma bellissimo così. Oh. Ma che bellezza, ragazzi. Ma ci puoi pranzare se la sdrai per terra. Allora, ma qua no. Via, via, via. Ma che è? Qui hanno scorrato, eh. Male, male, male qui. Ha fatto un bagno nella diarrea, ha fatto qui. Ma dobbiamo, ma urla. Stanno parlando tranquillamente, ma urla. Sara, vieni qui, ti devo dire una cosa. Mamma, sono qui. Allora sei a posto, lo sai già. Ma cosa urli, cosa urli? Allora. Sì, bene, dovevamo fare la cameretta della creatura. Ma... Allora, questa sarà la camera della bambina, ho deciso. Allora. Molto bene. Compriamo la pittura. Mamma mia, era veramente la terza guerra mondiale, c'era lì. Come si fa? No. Come si fa? Avevo un punto. Non l'ho messo? C'è un altro punto, avete ragione. Paga più alta, vai. Hai un altro punto, l'ho messo, amici. Oh, vedi, basta cliccare lì. Perfetto. Sempre questo cagnolino molto dolce. No. Sì. Guarda com'è bello pregno. E questa è la stanzina della... Eh no, bisogna fargliela rosa, Vector. Ha chiesto rosa. Era questa la stanzina della creatura? Lo decido io, perché è quella più... meno... batterica. Oh. Ma vedi qua? Io ho fatto tutte le mie stanze di casa, eh. Sono bravissimo. Ma è divertentissimo, ragazzi, sto gioco. È favoloso, eh. Corno, te la facevo io la stanza di casa. Boh, la bambina cresce bene, ragazzi. La bambina cresce bene. La bambina cresce ottima. Così, ottima. No? Corno, io ho fatto tutta casa mia. Sono veramente bravo. Cioè, bravo no, non è vero. Però so fare. Marco, consiglio, se premi su una striscia e sposti il mouse, puoi fare anche più di una striscia per volta. È quello che sto... Così, no? Quello che stavo già facendo. Vedi? Come faccio a sapere quando va bene il colore? Beh, direi che è rosa, quindi va bene. Bene, poi... Quando è rosa, quindi basta poco in realtà, vedi? Ci vuole poco. Sta finendo qui la pittura, eh? Oh, ma è un piacere, è un piacere. Ti chiamo per la cucina, vai, corno. Non voglio neanche essere pagato. Ciao a tutti. È stato bravissimo a schivare l'interruttore, avete visto? Amici, questo è il gioco della vita, eh? Ok. Guarda che lavoro.
Marco, possiamo giocare su questo gioco per sempre, se vi fa piacere, amici. Oh, come si butta? Ok. No, ma glielo voglio vendere. Glielo vendo. Ma se lo vendo, che succede, amici? Se io vendo questa cosa, ho dei problemi o posso vendere tutto, tanto va a me. Sì, ci fa piacere. Bene, bene. Siamo tanti, anche ho visto, quindi mi fa molto piacere. Vabbè, io non venderò per sicurezza. Ciò che non puoi non te lo fa vendere. È meglio non farlo, bene. Mio Dio, signori. Mio Dio, che lavoro terrificante che stiamo assistendo. È immorale addirittura, madonna. Ragazzi, chiudiamo questo porcile e sistemiamo, santo cielo, compriamo un altro po' di rosa. Questo cagnolino che ci abbaia sempre. Dai, una bella mano di rosa. Oh, che bellezza. Oh, guarda, la creaturina gli facciamo una stanza come si deve qui, eh. Secondo voi io sarò un buon papà, amici? Che domanda è? Domanda terrificante. Ah, aspettate. Sì, li bisogna fare. Un pochettino bisogna fare. Domanda pesante, Marco. Che rilassatezza però, amici. Beh, alla fine potevo anche stare meno attento, tanto devo distruggere tutto, quindi va bene così. Ma che camerettina che gli stiamo facendo a questa principessina, eh? Avete ragione anche voi. Pittura più veloce. Grazie di ricordarmi le robe ogni tanto, che sono come i vecchi. Peggio, anzi, perché loro sono vecchi, sono giustificati. Io ho 26 anni. 7. 27, mi pare. Oh! Guarda, vado addirittura dietro. Cioè, sono top proprio. Li faccio ad agosto, è quello sicuro. Faccio 27 ad agosto, vedi, mi ricordavo. Mica sono un pirla. O meglio, qualcuno direbbe di sì, ma noi non lo ascoltiamo, ragazzi. Dritti per la nostra strada. Tra l'altro, sono cretino perché continuo a farmi problemi ad avvicinarmi troppo, perché ho paura si ribalti il secchio, tipo viscera. Ma non succede niente se vado qui. Sotto finestra è sporco? Sì, anche la finestra è sporca, bro. Aspettate un attimo. Io ho sempre voluto una famiglia, cioè almeno un due figli, solo che ultimamente sono meno convinto di questa cosa. Perché purtroppo è un mondo brutto e ci vogliono tanti soldini, amici. Quindi mi sa che abbandonerò questo piccolo sogno. Allora, che rilassatezza, amici. Che bello. Ah. Spostiamo le cose, facciamo i lavori a modo. Qua ci pagano. Ovviamente, Aronet. Oh. Amici, io tra l'altro devo venirvi a trovare su Discord qualche volta. Non parlavo con te, Aranella, in generale, dicevo. Devo venirvi a trovare su Discord qualche volta. Che volevo farlo già l'altra volta, ma poi mi sono. Cioè, poi non sono riuscito. Non riesco a vedermi Star Wars con gli Ezzard, figurati se riesco. Però lo voglio fare una volta.
Perché è bello parlare con voi. Ma direi che ci date i soldini poi, e quindi è anche un modo per ringraziarvi, venire a chiacchierare un pochino, conoscervi di persona, ma in generale mi sembra una cosa carina. Dietro l'armadio metti il quadro del VC come easter egg per la bimba. Otacon, che meravigliosa idea. Non c'è più. Grazie Otacon. Grande. Allora, io lascerei. Allora, per allora, a me, io sono stato istruito da un dipingitore professionista. A me ha detto: per fare in modo che la stanza respiri di più, ed è quello che ho fatto in camera mia, come vedete da qua. Vedete, qua c'è un muro bianco, gli altri sono blu. Questa è la stanza mia, l'ho fatta io, e anche quella di mia sorella, della cucina e tutto. E mi ha detto: Marco, per far respirare un po' la stanza, una parete o il soffitto lasciale bianche. Tipo, se fai il colore arancione o il colore blu, il colore verde, lascia una parete bianca. Parete soffitto oppure solo soffitto, vedi tu. Ed è quello che ho fatto. Io ho lasciato una parete bianca e il soffitto bianco qua. Ho fatto poi ovviamente tutta la striscia, vedete, tutto intorno con lo scotch. Ho fatto tutte le robe, ci ho messo un po' di pazienza. C'è stata qualche sbavatura lì in alto che dovrei correggere un po' grattandola via, ma diciamo che ho fatto un lavoro abbastanza buono. L'ho fatto anche io, fa un bel effetto, esatto. Tipo così, secondo me è bello. Il problema è che mi sa che per il gioco io devo comunque pitturarlo. Non è vero. Non è vero, non me lo fa pitturare, a posto. Grande. Grande. Bene. Ok. E la stanza della creatura è stata fatta. Ora, sistemiamo la porcheria che hanno creato gli inquilini prima di... Cos'è che è il tuo senso da che, Bronny? Devi pulire l'altra finestra. Ostia. No. Avete ragione, cari. Siete molto gentili a ricordarmelo. Notate che è pulita perché non è verde. Tipo, no? Cioè, è verde perché c'è il verde dietro, ma non è verde muco. Oh, ma che lavoro magnifico, signori. Mamma mia, che bellezza, che rilassatezza. Fatemi fare questo gioco per tutta la vita, amici. Oh. Così la piccolina avrà, oltre a un piccolo ricordo, anche una stanza come si deve, eh? Facciamo prendere un po' d'aria. In nome di tutto ciò che è sacro. Cosa sto guardando? A destra ci sono gli obiettivi della stanza. Puoi controllare le cose da fare. Ad esempio c'è ancora dello sporco nella stanza. Ah sì? Hai ragione. Pulisci lo sporco. C'è ancora un po' di sporco in giro. Chissà dove sarà. Non è nella zona della finestra. O forse era qua dove c'era l'armadio, sai? No, forse no. Cosa fa con le mani? Volgare! Quadro del cesso, sì, che gli sembra sporco, ma in realtà è il quadro. Non lo so, amici, non capisco. Che grave errore! A posto. Allora, lettino... È vero che non ho finito, ragazzi, ma dove stiamo andando? Qua non abbiamo finito proprio nulla. Negozio. Allora, ci serve un lettino per i bambini. Lettino per bambini. Facciamo... Beh, sì...
grazie Vertian che ha smesso di giocare a FIFA. Lo mettiamo vicino alla finestra, che proprio prendere aria, vabbè, non importa, lo mettiamo qua. Ci penseranno i suoi genitori, che faccio il papà, io devo fare anche. Scaffale Cole. Certo. Scaffale ovviamente in pandan con tutto il resto. Lo mettiamo. Ah, era troppo vicino. Ok. Non lo so, mi sa che ero troppo dentro il muro. Un armadietto con fasciatoio, giustamente. Fasciatoio, ecco. Colore rosa come la stanza, il fasciatoio. E le porte le lasciamo grigie. Lo mettiamo dove c'è la piccola. Così quando fa il cagone, l'aria, no? Defluisce. Il puff, giustamente. Il puff. Ne prendiamo un paio, uno viola, chiaramente. E un altro viola, perché forse Lakers. Chi non è d'accordo, fuori, fuori. Qui. Così uno prende un libro e succhia, vedi? E la camera per bambini è stata fatta. Poi, qui, dobbiamo pulire e pulire anche la finestra. Bene, 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 bene. Ok. Oh, amici. Ma che rilassatezza. Saperlo prima, lo avrei sempre fatto questo gioco. Pulisci lo sporco 72%. Immagino ci siano anche... conti anche lo sporco delle finestre. Immagino, e poi magari non è vero. Questo non dobbiamo ridipingerlo. ...93%... ...97%... E mo'? Sotto il termosifone. Grazie, belli. Ok. Quanto è rilassante, amici. Andiamo piano piano, andiamo piano piano. Deve essere una pulizia ottima. Questo era bello da fare in co-op, amici, con gli altri la mattina. Che dite? Io mi sto rilassando un botto, ma anche io, Arcadia. Non credo sia una soluzione saggia con quello. Questo tipo la mattina... No, è detto sarebbe bello, nel senso che sarebbe bello lo mettessero, Debs. Perché sarebbe davvero perfetto per noi la mattina. Si chiacchiera, ognuno fa le sue cose, chi pulisce, chi fa... la stanzetta delle robe. Mi è venuta voglia di ristrutturare casa. Ok. No, questa è una cagata. La sistemiamo. Ma poi che senso di soddisfazione ha pulire? Cioè, quando è sporco e tu pulisci, quanto è bello. Tipo, questa cosa che sto facendo, quanto è satisfying. Soddisfacente, non mi veniva in italiano. Bellissimo. Questo sporco è colpa dei piccoli gnomi delle feci. Sì, sì. È colpa sempre dei nostri fan che camminano con queste ciabatte di melma. Di catarro. Vanno sulle pareti poi, perché si sa, gli gnomi. Il gioco comunque vi è piaciuto, quindi ragazzi, io la prossima volta lo riporterei.
magari facciamo anche un po' meno chiacchiera e giochiamo un po' di più. Ma io il bagno l'ho già pulito, ragazzi, ho un déjà vu. Mamma, ragazzi, ma io vomito. Non abbiamo ancora beccato gli scarafaggi, tra l'altro, eh. Voi dite bene, però puliamo lo sporco. Qui ce n'è, eh. Fatto il letto. Si può vendere qualche cosa per caso qui? Per chi mi hai preso? Mi sa di no. Addio. Lo scarico della vasca laterale? Ma di che stiamo parlando? Scarafaggi scasca! Oh, ma fa che lavoro! Marco, c'è la spunta sulla scritta bagno, quindi è tutto pulito. Ah, infatti! No, che avevo letto la roba della vasca, non capivo. Però voglio pulire più veloce dopo io, eh. Ci abbiamo dei punti? Ci abbiamo dei punti. Sì, il bagno, ma non l'abbiamo fatto, siete sicuri? Perché io ho un ricordo di aver pulito il bagno in questa casa, ma forse sono solo pazzo. Pulisci lo sporco 73%. Beh, qui c'è un bel lavoro di Merkel, eh? Effettivamente. Forse dobbiamo spostare dei mobili qui, eh? Dobbiamo vedere bene, ecco, vedete anche sotto i termosifoni. È lì che si annidano le schifezze, vedi? Penso che se puliamo tra i... cioè io se pulisco tra i termosifoni di casa mia, anche se lo facciamo di tanto in tanto, esce comunque una parrucca, quindi... Non so, amici, fatemi fare una roba che magari vediamo un po' meglio. Mi sembra un posto in realtà. Ci passiamo lo stesso. Poi c'ho la finestra che mi manda un po' di luce, quindi magari non vedo bene, ma mi sembra a posto. Spunta la parrucca di Lieser, sì. No, ma le finestre contano come sporco, ragazzi, perché mi sembra di no, eh. Le finestre sono a parte, perché altrimenti non ti direbbe pulisci la finestra. Perdonami. Dietro la lampada, dicono. Adesso vado a vedere, eh. Finisco questa finestrella qui. Ma cioè, vi immaginate farlo la mattina? Con gli altri? Se, cioè, ci fosse la coop, dico. Si chiacchiera con la chat, perché va benissimo per chiacchierare con la chat. Ti rilassi. Non è pesante. Anche da fare un paio d'ore, secondo me, non è pesante. Da gatto è stato sempre piacevole durante la mattina. Ci credo. No, ho finito. Posto. Tutti gli ordini sono finiti. Termino. Sauna crescerà il prezzo. Cosa voleva dire quella frase? Sauna crescerà il prezzo? Dovremmo iniziare anche ad abbellire un po' sta porcheria, amici. Casa mia è un porcile. Voglio dormire qua.
Perfetto. Poi letto. Aspetta, fammele guardare prima queste cose, va? Non posso scriverle. Le decorazioni facciamo dopo. Sono i mobili. Non abbiamo una casa per poter ospitare queste situazioni. Avevo letto lettino per... Vabbè, lasciate perdere. Oh, letto... costano un sacco queste cose qua, ragazzi. Santi Dio. Silver che ci dona 100 bits, grazie mille ragazzi, mi raccomando sbloccate anche le cose del Pride, con i bits, grazie mille caro. Amici. Non c'è esterna, porta esterna, porta esterna. Non c'è. Vabbè, metto la porta interna, ragazzi, non è che ci controllano, voglio dire. La fine, dico io, no? Problema c'è. Tac. No? Vabbè, facciamo così, va bene uguale. Questa mi fa schifo, ma non ho voglia di cambiarla. Vabbè, per adesso va bene, dai, siamo già messi meglio. Mettiamo, cioè, c'è il nostro poster, a posto. Vediamo un altro lavoro. Che ore sono? Ma sì, facciamone un altro magari piccolino. Quello pulizia in garage, amici. Facciamo pulizia in garage, dai. Importante il poster. Allora, garage qua dentro. Con calma. Mamma, ragazzi, ci ha cacato dentro la signora, eh. Vecchia porcella, nel senso proprio di sporco, intendo, non di cose sessuali. Aspetta un attimo che prima... Cosa fai con le mani? Sì, c'è il poster del water. I pneumatici forse non voleva, il marito. Forse non voleva il marito. No, gli attrezzi mi ha detto di non toccarli. Ma qua ha cagato sulle cassette per dagli attrezzi, pure. Siamo pazzi. Gli attrezzi non devi toccare. No, non li tocco gli attrezzi. Beh, scusami, gli pneumatici sì. Quelli sporchi. È una porcheria. Mamma mia, ragazzi, che vergogna. Che vergogna, che imbarazzo. Guarda tutte le cacate qui. Che lavori sono questi? Vabbè, si useranno per altro gli pneumatici sporchi. Pensate che il ragazzo che vi dicevo prima, di cui sto seguendo i video, Nazareno, aveva le suole delle scarpe consumate, rotte, in questo episodio della sua serie. Ha tagliato delle gomme, degli pneumatici, e ci ha fatto di nuovo i tacchetti per le scarpe, per avere più grip. Posso salire? No. Abbiamo un 81%. Ah no, beh, quello parla dei rifiuti. Qua in casa mi sa che non dobbiamo fare niente, ma noi la visitiamo lo stesso. Buongiorno, salve, che bella cucina. La voglio anch'io così, me la vende? 14 euro, tenga, grazie, ho una casa, amici. Allora, fatemi vedere, devo pulire, devo rimuovere i rifiuti. Ma cos'è considerato rifiuto? Qua dietro. Questo lavoro proprio veloce, amici, cosa facciamo easy?
Guarda che lavoro. Stanno in piedi come? Così, loro stanno in piedi in maniera ottimale, così da solo. Beh, saldo del conto 29.000, entrate 437, beh, ottimo, no? Andiamo. Amici, punto abilità. Punto abilità. Non lo so. C'è una forza incredibile, ragazzi, la palestra. Pagamento degli ordini più 25. Facciamo questo, dai. Allora, amici. Perdonatemi, adesso. Un secondo. No, non posso farlo. Perdonati, Adesso al volo gli diamo una manina. Ma possiamo fare dei Lakers effettivamente? Vabbè, lasciamo il rosa ormai. Facciamo la zona da lavoro, la facciamo rosa, dai. Solo la zona da lavoro. Solo quella da lavoro, poi la sistemiamo, Leo. Rosa confetto, sì, come la principessa di prima. Guardate che carina, eh? Poi con lo sfondo del water. Perfetto. Che ci vuole? Un bijou, eh? Guarda lì. Tanto è monolocale, voglio dire, non è che qualcuno ci viene a controllare. Piccolino. Le altre pareti poi le facciamo di un altro colore. A parte che no, questa non sarà la nostra casa, amici. Per adesso è quella temporanea, per cui va bene anche così. Dai, tanto. Che ci frega a noi? O no? Guarda qua. Però mi dà fastidio. Vabbè. Abbiamo detto facciamo solo questa, facciamo solo questa. Vai. Perfetto, amici. Tac. Guarda, già un altro. Ha un'altra. Manca un lato della finestra. Porca che fastidio. C'è ancora un po' di rosa, meno male. Ah, che fastidio che mi avrebbe dato altrimenti. Ok, amici. Allora, come si salva? Vabbè, salva ogni 3 minuti in teoria, eh. Quindi. Tecnicamente ogni 3 minuti faccio F5, salva. Ok, perfetto. Amici, noi ci troviamo la prossima volta. Magari andiamo avanti. Ci siamo presi bene, quindi. Mamma, qua dobbiamo cambiare tutto, ragazzi. Ma poi dobbiamo prendere una nuova casa. Come si fa a prendere una nuova casa, poi? Si può prendere una nuova casa? Come si fa? È una live rilassante, ci sta. Volevo capire come si prendeva una casa nuova, però. Ho un punto abilità su pittura. Pittura più veloce, di nuovo. Sì, ma ti servono i soldi. Vabbè, poi vedremo, insomma, amici. Vedremo poi più avanti. Ah, eccole qua. Eccole qua, vedi? Beh, non abbiamo ancora abbastanza soldi, amici. La faremo più avanti. Allora, amici, io vi ringrazio di cuore per essere stati qua con me. Ci siamo divertiti, ci siamo rilassati. Salva ed esci, c'era comunque. Vabbè. Stasera, mi raccomando, c'è FIFA. Continua il campionato termosifonico che Adrian Mudand è cambiato. Diciamo che è cambiato Adrian Mudand dopo i recenti fatti, ma in realtà era già cambiato da prima di questi recenti fatti. Vediamo un po' se possiamo raidare qualcheduno. Che mi piace sempre fare dei raidini. Non lo so, amici, c'è Saidonia. Andiamo, vi mando da Saidonia, dai, che tanto andreste comunque, secondo me. Quindi, raid Saidonia. Andiamo da Saidonia, me lo salutate, mi salutate anche Chiara. E io vi ricordo questa sera, amici, Vi ricordo questa sera il campionato termosifonico che ripartiamo tutto. Ciao, bellezze.
No, me lo salutate, non scrivete niente in particolare, anche perché stava parlando, mi dispiace. Ciao, belli.